Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. In campo oggi Sampdoria e Napoli. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. E molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Zielinski cerca il tiro, buona la parata impresa da parte del portiere. Berezinski, Ekdal, Colley. Sampdoria che attacca, prova ad attaccare sulla corsia. Spazzano senza problemi. Insigne è chiamato a confermare quest'oggi le previsioni della vigilia che lo danno come uno dei sicuri protagonisti del match. Beh, con le qualità che si ritrova è difficile non inserirlo tra i giocatori più attesi, Pierre. Non mi stupirei se alla fine fosse proprio lui a decidere il match. Ricordiamo al gentile pubblico che le uscite dello stadio sono segnalate da appositi cartelli informativi. Perché il lancio lungo a scavalcare la difesa. Occhio alla conclusione, ha calciato con forza dalla media distanza sfiorando il palo. Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh? Ha poco da rimproverarsi. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può crossare da lì. Non concede nulla all'attaccante. Pallone che finisce in fallo laterale. Di Lorenzo. Zielinski. Tonelli. Si riprenderà con la rimessa laterale. Zielinski. Bakayoko. Fabian. Zielinski. Fabian Ruiz. Ha una grossa chance qui, attenzione. 1-0, il gol che apre le marcature. E queste le immagini del gol, arrivato al termine di un possesso palla prolungato. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Con il numero 8, Fabian Ruiz. Ekdal. Può andare. Guadagnano la rimessa laterale. Possesso perso. Terre! Cerca il pareggio, vedremo come sfrutteranno questo corner. Al
dal corner, interviene e sventa il pericolo. Janto, Antonio Candreva, possesso regalato qui. Occhio al contropiede qui. Fabian Ruiz, Zielinski, ancora la circolazione di palla, ha recuperato il pallone senza fallo. Sab meglio per quanto riguarda il possesso palla oggi, risultato che non premia al momento gli sforzi, stanno facendo girare bene la palla, è vero, ma è mancato sempre l'ultimo passaggio, devono verticalizzare di più per tentare di prendere d'infilata la difesa avversaria e liberare un giocatore al tiro. C'è il tocco sulla fascia, punta la porta, prende posizione in mezzo Quagliarella, tocca sulla traversa, sarà calcio d'angolo. Qui possiamo rivedere il gol che consente adesso di condurre il match, ovviamente lo possiamo apprezzare con questo replay. Pallone che si è insaccato eludendo il tentativo di parata del portiere. Corner battuto in mezzo, palla nuovamente in calcio d'angolo. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno, ottimo intervento del portiere, altro giro dalla bandierina. Il tecnico era pronto ad esultare per il gol del possibile pareggio, invece dovrà attendere. Occhio al corner. Spazza via Manolas. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente tra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Conclusione, agganciato con forza dalla media distanza sfiorando il palo, tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh? Zielinski, Fabian Ruiz ha una grossa chance qui, attenzione, 1-0, il gol che apre le marcature. Passa in mezzo a cercare la testa di un compagno. Ottimo intervento del portiere. Altro giro dalla bandierina. Dopo primo tempo favorevole al Napoli, vedremo cosa ci riserverà la ripresa. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco.
Fabio Quagliarella. Occhio a Quagliarella. Bravo il portiere a dire di no. Mi è mancato il killer instinct per battere il portiere. Ha avuto la palla del pareggio, ma l'ha scippata malamente. Mamma mia, dimentica. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. C'è il cambio in arrivo. Fabian. Zielinski. Lozano. Zielinski. Recupera una palla. La spazza via. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Di Lorenzo. Fabian. Bakayoko. Mertens. Prova Mertens. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Il Napoli manda in campo un giocatore, esce dal campo con il numero 5 Timoe Bakayoko, in campo con il numero 4 Diego Damme. Dries Mertens. Bravo qui a smarcarsi. È stato fermato dal difensore. Quagliarella. Ekdal. Occasione. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, solo leggermente imprecisa. Comprensibile qui la reazione del tecnico dopo l'occasione sprecata per pareggiare. Koulibaly. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Se c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Prosegue qui nell'avanzata. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Irving Lozano entra in campo con il numero 21 Matteo Politano. Occhio al tiro della bandierina. Smette il pericolo e allontana. Cross comodo tra le braccia del portiere. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. Pallone che è uscito, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo.
Sostituzione in vista. Koulibaly. Manca poco al traguardo, un gol di vantaggio non è ovviamente un margine troppo rassicurante. Rimessa laterale per i blu cerchiati. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pierre. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Può andare in porta. Pericolo. Ha avuto la palla del match, ma l'ha sprecata. Speriamo per lui che non debba recriminare alla fine. Capita anche ai migliori di sbagliare, per carità. Certo, che qui l'ha combinata davvero grossa. Opta per un cambio il tecnico della Sampdoria. Si preparano al cambio. La partita con il numero 18, Morten Thorsby. Entra con il numero 11, Gaston Ramirez. Saranno 4 i minuti di recupero che possono dare una speranza alla squadra di casa. Il pubblico di casa, Pierre, accoglie con favore l'entità del recupero. Sperano ancora in una clamorosa rimonta della loro squadra. Di Lorenzo. Zielinski. Occhio a Mertens. Politano. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Fischia 3 volte l'arbitro e c'è la delusione per i padroni di casa per questo KO. Una sconfitta di misura che potrebbe lasciare il segno a livello psicologico. Lo capiremo meglio nella prossima delicata partita. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Ha trovato il gol vittoria con una zampata delle sue, i compagni devono ringraziarlo per la sua generosità.